Attenzione, dall'episodio 9 in poi ci saranno scene abbastanza brutte. Tutto quello che accade nel gioco non sarà problema mio. Se per caso vi verrà un infarto oppure dei vomiti, non potete accusarmi di nulla. Quindi, se non volete continuare, chiudete subito il video, altrimenti buona visione. Per quelli che non vogliono vedere il video, si guardino un porno. Sì, un porno. Salve amici di YouTube, benvenuti in questo 13° episodio di Amnesia. Ok, se l'audio mio è troppo alto, forse troppo basso della musica o di tutto quello che mi circonda, ragazzi, lo sistemerò facendo il video, altrimenti non so che dire. Io corro perché tanto so già che magari uno mi segue, però no. Cos'è questa fiamma? Era un maiale o una persona? Una persona è quella. Non ci credo. Sempre peggio. Saranno liberi. Sì, amico mio, dissanguati e liberati dalla prigione delle carni. Liberati di ascendere alle stelle come il fumo. E i buoni, i giusti, come si salveranno? Come si salveremo? Mostrami questi tuoi giusti, Mendus, questi tuoi buoni. Io non ne vedo. Perché sei cieco? Aia. Una pagina. Poi ai piani di sopra, al letto. Al letto! Per rotolare sugli stomaci rigonfi. Per copulare e vomitare sulle dormeuse. Non è cornemuse, ragazzi, è dormeuse. Vabbè. Sui baldacchini, sulle specchiere, crollando infine nei materassi fagocitanti. Fagocitanti, sì. Ubriachi. Ubriachi, quindi quello che sia fagocitanti, vabbè. Ubriachi e drogati. E i grassi e stupiti e incoscienti. Fate scattare la trappola, porcuomini. Fate scattare la trappola. Tirata la leva si attiva un gruppo di ingranaggi e i pistoni idraulici e tre muri di sbarre d'acciaio calano dal soffitto attraverso i tendaggi per imprigionare il prodotto del suo letto, prevedendone la fuga. Un potente meccanismo a molla, anch'esso alimentato idraulicamente, inclina l'intero letto verso il muro posteriore. La pressione necessaria sottoprodotto nel sistema di eviscerazione è vuoto impiegato nella catena di produzione in serie. Possiamo quindi dire di aver creato la nostra rivoluzione in bottiglia. I movimenti delle masse sono la causa concreta dello sterminio dei ricchi. Bene. Quanto paura di questi macchinari. Ah, scusate, devo buttare qualcosa qua giù. Sicuramente. Qualcosa che c'è qua magari, dove? Ecco. Addio.
Un altro! Voglio festeggiare oggi. Dai. Vabbè, ma l'ho già rotto, dai, più rotto di così si muore, su. Interessante. C'è troppa acqua? O forse perché... Ma non devo ritornare indietro, spero. Bene, come va davanti? Cado? Aia. Ah, un pig è morto. Sfigato. Adesso lui mi dice, tocca a te adesso. Prova a saltare, dai, su. Ecco. Grazie per avermi detto salta, 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 coglione. Grazie. Ah, devo girare prima questo. Sto facendo un casino, scusa. Ti conosco, macchina, so cosa temi. Una pioggia di escrementi si abbatterà sulla tua testa. Sulla stessa anima, ti distruggerò. Troppo tardi, le mie grandi opere sono quasi cominciate. Tu sei anche malato. La canzone la 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 su. Ora è gravemente ferita, ne sono certo, non scherza più. Lo sento tremare attorno a me come un animale ferito, acquattato e a terra. Lo sento, mi teme e la odio ancora di più. Quanto odio me stesso per averla scatenata. Il sangue mi fa pulsare le tempie, i miei denti vibrano, ho i conati e brucio per la febbre. Sono un angelo della morte, impicchiata per soffocare il primogenito per la morte dei due che l'hanno seguito. Uffa, minchia, Beyond, cazzo, studiatelo. Sono di nuovo qua in fondo a queste scale, verso la luce rossa delle camerette, il tramonto alla finestra come un cielo di sangue, l'orizzonte come una gola squarciata, l'oscurità dormiente e drenare il nostro senso di colpa.
I am the jaguar face. Sono l'uomo dal vomito. I am the feathered dal volto serpent. Di giaguaro, sono il serpente piumato. This questo è il mio sacerdozio. Sacerdozio. Potrò incontrarlo, il tuo fantastico ingegnere, come meraviglia signor Mendus. Il mio entusiasmo ci lo vedo da questa parte, sarò proprio dalle sue spalle. Mendus, dove diavolo sei? Non vedo un bel niente, Mendus. Siamo noi porci, professore, tutti noi siamo porci. Non voglio essere stronzo, ma salviamo e usciamo e ritorniamo, perché... Sangue! Oh, i bambini di nuovo. Sì, bambini. Mi arrampico nel quiete, l'acqua azzurra mi scorre nelle vene, ora che sono pulito. Porto il pugnale di questa fabbrica, la scodella di questo stabilimento. Sono qui per accogliervi dai vostri campi e le vostre fornaci. Vi raccoglierò fra le candide nubi, vi prenderò come me, con me e vi porterò a casa. Questi si svegliano. Cos'è a caso? Eh sì, oltre al sangue stiamo scendendo più giù. Che cazzo... Sangue, io cadi giù. Cioè, realistico, cazzo. C'è un sangue alto così quando scendi giù. Vabbè. Il velo si solleva, la sposa attende. L'uomo mangia il porco e il porco è mangiato dalla macchina. L'uomo è mangiato dalla macchina. Così e così sempre sarà. Cicciacchi e cicciarà. Ok. Ragazzi, se vi state impressionando di questa cosa, credetemi, non avete visto niente di questo. Ascoltami, Mendus, i miei ingranaggi sono pronti, il vapore è in pressione. Presto verserò quest'acqua azzurra e spezzerò l'uovo, l'atomo, la mia anima e divamperà un grande fuoco con il quale purificheremo il mondo. Sii orgoglioso, è opera tua, finché non mi hai infuso il tuo stesso sangue non ero altro che un'architettura putrida. Tu mi hai creato e io creo un nuovo mondo. O creerò un nuovo mondo, vabbè, quello. Salva di nuovo. Ragazzi, perché crasha? Non chiedetemelo. Rieccoci. Allora. Cammino in gallerie che nessun umano ha mai percorso prima, ne sono certo. Ora siamo solo io e te. Ora siamo solo io e lui. Le maniche della mia giacca si coprono di ghiaccio. L'aria stantia e gelida indica che sono vicino. Ma perché hai preso i miei figli? Io, Mendus, di tutto il sangue che abbiamo versato insieme, le mie gocce sono solo sulle tue mani. Allora mi sono macchiato di infanticidio tutto e per tutto.
sono nella cacca. Ma ragazzi, l'abbiamo finito questo gioco. Ragazzi, mi sto cagando, più avanti vado peggio. Sì, questa voce non mi aiuterà. Ragazzi, mi sto cagando in mano, cioè, ve lo dico già. Non capisco cosa devo fare, se devo correre. Cioè, scappare. Secondo me scappo, perché... Oh, bastardo! Dai, che cazzo è Hulk? Quindi... Era un gioco di tattica. Quanti minuti sono passati che già mi sono fatto la pupù? 17 minuti! Fantastico! Bene. Bene. Posso andare solo dritto. Mendus discende tra gli spiriti. Mendus, siamo stati macerati nel sangue. Tu e io, tu mi indossi come una maschera e noi strapperemo via il futuro dalla cassa toracica nel presente. Li salveremo tutti. Solo per salvarvi, solo per risparmiarvi, avrei dato la mia stessa anima per risparmiarvi. Questo mondo e la sua miseria. Miei figli miei, bambini miei, cosa ho fatto? Cosa sono diventato? Chieditelo tu. Che non te la puoi prendere con me adesso. Risolverò tutto, piccoli miei. Rimedierò tutti i miei errori. Espierò tutti i miei peccati. Però non finirà mai questo episodio.
Ricordi che emergono come corpi rigonfi fra la schiuma del Tamigi. Li ho guardati in fasce, porcellini strillanti coperti dal sangue della loro madre morta, e il cuore mi si è subito colmato sia di grande amore, sia di un odio divorante che mai avrei immaginato. La mia anima si è forse scissa allora, creando lui? Era questo l'uovo della mia anima? Il momento in cui il grande orologio ha iniziato a ticchettare, o l'orologio che ha iniziato a ticchettare? Forse il solo cammino di rendenzione e di ricongiungerci, di tornare uno, di chiudere il grande cerchio, riportando quel folle nel mio cuore, perdonando lui e perdonando me. Ok. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel 14° episodio, cioè faremo 20 episodi così. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, un saluto da Bayon Community, ciao a tutti!